Ciao da Rosanna, la voce narrante con la faccia intorno. Protagonista di questo episodio della narratrice di sogni sarà Monica Maratta con il suo romanzo Come fiori tra le macerie. Ti racconto la trama. Siamo nel 1922, in un piccolo paese della Ciociaria, fiancheggiato dal fiume Liri e circondato dai monti Aurunci. La piccola Filomena perde la madre a causa della febbre spagnola. E qualche tempo dopo il padre deciderà di andare all'estero in cerca di fortuna e non tornerà più in paese. La piccola verrà allevata dai nonni e conoscerà la miseria e l'analfabetismo dilagante in quell'epoca. Diventata una bella ragazza corteggiata e ammirata, deciderà per sfuggire alla miseria di trasferirsi nella capitale. Nonostante sia disillusa nei confronti degli uomini, decide di credere nell'amore. Ma, vittima di pregiudizi, si ritroverà a far ritorno al suo paese natio e qui affronterà le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. Nonostante tutto, troverà la forza per rinascere dalle proprie ceneri e ricostruirsi una vita degna di essere vissuta. Questa trama ti incuriosisce? Bene, leggerò per te un frammento tratto dalle pagine del romanzo. Buon ascolto! Come fiori tra le macerie di Monica Maratta. Capitolo primo. Nel salutare il nuovo secolo che si affacciava, un deputato disse: «Se nell'Ottocento che muore gli sforzi delle classi lavoratrici furono soffocati, il secolo che nasce ne vedrà il trionfo. Se il fanciullo non ebbe pane né istruzione, se il vecchio non trovò letto e riposo, provvedi tu, o secolo nuovo, a dare a tutti gli uomini lavoro, libertà e cibo». Le parole entusiaste dell'uomo politico furono pura utopia, almeno per la prima metà del XX secolo. Lo sviluppo industriale aveva portato benessere nel nord dell'Italia, ma lo stesso non si poteva dire per il centro-sud. Come un cappio alla gola, la povertà costringeva la gente a vivere sul filo del rasoio, in bilico tra la vita e la morte. Così la tanto nominata America neanche fosse stato il paese dei balocchi e l'emigrazione verso quel continente lontano divennero il tentativo disperato di trovare una soluzione a molti dei loro problemi. La Prima Guerra Mondiale, con il suo spreco di energie e risorse, aveva lasciato un'Italia devastata dalla povertà. La gente era stremata, impaurita, affamata. Nonostante la guerra fosse finita, la paura non se ne sarebbe andata mai, né nelle menti degli anziani né in quella dei bambini. Lì, dove aveva lasciato solo dolore e povertà, si doveva ricominciare, ripartire da zero. La lira aveva perso il suo valore e i generi alimentari ebbero un rincaro fino al 560%. Non era di certo facile per quelle famiglie che, già abituate a campare con poco, dovevano andare avanti con sempre meno cibo nello stomaco e sempre minor forza nel corpo.